Adesso dobbiamo aggiustare questo tubo. Devo smontare questo tubo, interrarlo e rifarlo nei posti giusti, perché avendo spostato le aiuole non è più il posto giusto, in più ha una perdita. E quindi al lavoro. Come raccordo usiamo questo, che è un raccordo per il tubo del polietilene da 25 mm, e poi c'è attaccata sotto una semplice valvola a cui poi con un raccordo oppure con l'altro agganciamo il tubo di irrigazione previsto in questo caso. Questi sono dei tubi molto semplici da montare perché basta tagliare il tubo di polietilene da 25 con un taglio dritto il più possibile, poi si inserisce il tubo all'interno di questo raccordo fino a qui, fino a questo punto. E poi semplicemente si stringe. È importante quando si apre questo raccordo per motivi vari non far uscire questo pezzo, perché qui dentro c'è una guarnizione. Se salta fuori, poi non c'è più tenuta del tubo. Ecco fatto. Momento della verità, vediamo se funziona. Uno va. Ottimo. Funziona tutto, non ci sono perdite. Molto bene, missione compiuta.
Ok, Alice ha piazzato questa ala gocciolante, un tubo microforato, un tubo poroso, che fa uscire tutte queste goccioline e che innaffia al centro l'aiuola. Poi dal centro va alle radici delle piante a destra e a sinistra.